di tanta gente. Noi oggi presentiamo, l'abbiamo fatto in modo che coincidesse con gli auguri natalizi della Fondazione, presentiamo un progetto a me particolarmente caro. Particolarmente caro perché è un progetto editoriale che nasce innanzitutto da un'iniziativa molto acuta e innovativa che è stata portata avanti da Michele Grasso con la sua casa editrice La Quercia, e che grazie alla collaborazione con Giulia De Concilio dell'agenzia Agape Editoriale, un'agenzia editoriale si chiama Agape, è riuscita a portare avanti un'iniziativa che dal mio punto di vista ha tutta una serie di valenze culturali e ricadute benefiche per coloro i quali amano scrivere, ovviamente. L'iniziativa è variegata, poi ce la spiegheranno loro, io voglio anticipare una della loro idea di come l'hanno sviluppata e come l'hanno portata avanti. Sono due persone che ho sentito conosciuto recentemente, però mi sono piaciute molto, volevo che nell'occasione del saluto natalizio, quindi un'occasione bella, gradita, leggera e anche commossa come quella di questo Natale, ci tenevo che voi veniste. Poi, per la verità, poi è legata anche ad un fatto strettamente personale, infatti vedete due minori, di cui uno è mio figlio Carlo, e l'altra è Daria Celentani, che sono due degli autori delle 10 storie che sono contenute in questo libricino che noi presentiamo, che sta fuori, che la Fondazione vi offre, di donna, insieme ai doni natalizi che troverete, cioè il calendario nuovo, fatto sempre dalla Fondazione, e il vino nuovo che è arrivato proprio fresco fresco da poche ore, è fatto sempre dalla Fondazione. Questi tre doni vogliono anche aiutare la progettualità, lo spirito di intraprendenza e soprattutto la grande passione che mettono i docenti nelle cose che fanno. In particolar modo una docente, che Laura Liguori, che sta qui, che è una docente facciamo un applauso, una docente che con il gruppo appunto legato alla casa editrice, all'agenzia editoriale, hanno portato avanti il progetto. Sicuramente si chiama Atanor, quindi dopo l'incontro sui temi alchemici, ma soprattutto dopo l'incontro che ha fatto la settimana scorsa, che vi ricordate bene, sui temi legati all'occultismo, al linguaggio ermetico, un incontro che è piaciuto molto a coloro che erano presenti, abbiamo pensato di continuare con un'espressione, quantomeno un'espressione, poi il tema dell'Atanor ce lo spiegheranno bene i nostri amici, cioè Giulia e Michele, perché un titolo che ha una valenza così esoterica, che sembra evocare momenti di luce e momenti di ombra, come dice mio figlio Carlo, a cui ho chiesto ma essendo di Atanor che cos'è, e Carlo ha detto una cosa tipo questa combinazione, no? Tra luce e ombra, tra fuoco e oscurità, quindi questo meccanismo di rielaborazione che il noir rappresenta la luce o anche l'ombra che ognuno delle persone degli umani contiene nel proprio spirito. Dito che sei un po' emozionato. Detto ciò, tu intervieni quando si dà la parola, non andare gli spazi altrui, sentiamo allora voi, innanzitutto benvenuti, grazie se non dedicate a risiedermi da Napoli con questo traffico, questi giorni siamo riusciti a far partire questa... Un po' di ritardo, scusate, andiamo prima a Michele. Ci siamo presi, siamo partiti con molto anticipo. Abbiamo prima te la parola con le studie italiane, perché poi c'è dietro un concorso che tu devi spiegare bene che cosa è questo concorso, dei 10 piccoli indiani, e poi da lì parte il progetto editoriale. Ovviamente tutto nasce per la passione. Un giorno entra nella mia redazione Giulia, e tra le varie mie pubblicazioni, parlando insieme a Giulia, appunto, faccio questo, si fa quello, si può fare questo. Già da tempo io mi stuzzicava l'idea di fare un concorso letterario. Ne parlai con Giulia, e lei, anche perché era la prima volta che vedevo una ragazza così entusiasta del settore, così in gamba anche. E gli ho dato campo libero, ho detto sì, facciamo. È bellissima questa cosa. L'idea di unire gli adulti e i bambini e i ragazzi era perché notavo nella mia, ovviamente, la mia esperienza
da editore, ho notato sempre questa differenza tra la scrittura di un adulto e una scrittura, in che senso? La scrittura di un ragazzo. L'adulto va alla ricerca del particolare, va alla ricerca di una cosa, della trasgressione, mentre il ragazzo vuole sempre il lieto fine. Quindi l'adulto, mentre cioè si parla del delitto perfetto, dell'amore travagliato, si fa di qua, invece il bambino, il ragazzo, ha sempre il lieto fine. Ed è questa cosa che mi ha sempre emozionato, mi ha sempre fatto in modo da portare avanti soprattutto i ragazzi. Infatti diverse mie pubblicazioni sono appunto di bambini, di ragazzi. E perché Atanor? Questo me lo spiegherà ovviamente Giulia, che mi ha proposto questo titolo. Sì. Allora, il libro è il frutto di un progetto editoriale, che è nato dalla sinergia di una casa editrice, La Quercia di Michele, e dell'agenzia letteraria Gapere, di cui sono titolare. Per comprendere questo progetto bisogna innanzitutto capirne quelli che sono gli attori. Io credo che tutti voi conosciate che cos'è una casa editrice, seppure a grandi linee, insomma, quali sono le sue funzioni, cosa fa un editore. Forse pochi conoscono la realtà di un'agenzia letteraria. Ecco, l'agente letterario nel lungo processo di produzione di un libro, che va dalla nascita del manoscritto nella mente dell'autore e arriva poi fisicamente come oggetto libro nelle mani del lettore, noi agenti ci poniamo come anello di congiunzione tra l'autore e la casa editrice, al secondo step, diciamo così. Siamo un anello di congiunzione, siamo dei mediatori, perché dobbiamo mediare tra quelli che sono i desideri di un autore e le esigenze tecniche, economiche, legate al mercato di una casa editrice. E in qualità di agenti quindi dobbiamo lavorare sul testo, dobbiamo fare scouting, trovare il talento e dobbiamo poi portarlo alla pubblicazione. D'altro canto ci rivolgiamo agli editori perché gli editori ci possono commissionare dei lavori, che sono quelli di editing, che sono quelli di organizzare degli eventi, di revisionare dei cataloghi, di effettuare delle ricerche bibliografiche, e possono essere anche quelli di organizzare un concorso letterario, come è stato in questo caso. Il progetto editoriale era quindi quello di creare un concorso, di elaborare ed organizzare un concorso letterario. Il concorso letterario 10 piccoli indiani è stato pensato innanzitutto per concorrenti che dovessero avere tre fondamentali requisiti. Le opere dovevano anzitutto essere inedite, quindi non essere pubblicate neanche in self-publishing. Dovevano essere necessariamente dei racconti brevi, e questo è sempre frutto di un progetto editoriale, di un'idea che è stata discussa, è stata elaborata e poi discussa, e vedremo perché. E dovevano essere dei racconti gialli, cioè dovevano essere tutti attinenti al filone della letteratura gialla, in quella quel grande insieme che abbraccia quattro fondamentali sottocategorie, cioè il poliziesco, che è il giallo propriamente detto, il thriller, che è il giallo da brivido, la spy story, che è il giallo da spionaggio, e il noir, che è l'altro volto del giallo, il visto attraverso gli occhi del criminale. Ecco, questo è stato il sottile fil rouge che ha legato tutti i nostri racconti, che sono stati raccolti nell'antologia. Altro requisito fondamentale del nostro concorso era quello di premiare non uno, ma 10 vincitori, da qui il titolo 10 piccoli indiani, che da una parte evoca il genere che doveva essere trattato, il giallo, ma tra tutti i gialli di Agatha Christie abbiamo scelto questo perché, come le 10 vittime, così noi avremmo premiato 10 vincitori. 10 vincitori, abbiamo visto 8 per la categoria adulti e 2 per la scolastica, quindi quello che doveva essere prodotto era un'antologia. Ora voi comprenderete bene come un'antologia non poteva necessariamente raccogliere 10 romanzi, perché 10 romanzi, facciamo una media di 200 pagine ciascuno, sarebbe uscito un tomo doppio così di 2000 pagine.
ovviamente invendibile, ovviamente dai costi tipografici, quindi di produzione, elevatissimi, e sicuramente nessuno l'avrebbe comprato in libreria. Quindi per esigenze non solo legate alla casa editrice, quindi economiche, ma anche di mercato, era necessario, se volevamo far vincere non uno ma 10 persone differenti, scegliere un racconto breve. Ecco come si elabora un progetto editoriale. Quindi la scelta che è letteraria non deve andare su un binario parallelo ad una scelta economica, ma si devono intersecare i piani. Bisogna fare in modo che tutto combaci. Abbiamo scelto quindi 10 racconti brevi, che sono tutti a loro modo inerenti nel giallo. Abbiamo scelto come nome Atanor, anche questo non a caso. Perché? Perché l'At-Tanur, dall'arabo, era un recipiente, un raccoglitore, come l'antologia, che è un florilegio, quindi una raccolta. E come questo recipiente, legato al linguaggio alchimistico, aveva delle valenze oscure, un po' magiche, perché a temperature elevatissime, in un moto quasi perpetuo, all'infinito, elaborava i metalli, li trasformava fino a farli diventare oro, così il nostro raccoglitore, la nostra antologia, ha questa sfumatura tetra, questa sfumatura noir, che aleggia in tutti i racconti. I racconti toccano ognuno a suo modo il genere giallo, perché due, il caso di Mischia Visconti e Radionoise di Marco Fratta, sono due veri polizieschi. Cioè, il giallo che abbiamo detto prima è quello propriamente detto, quello tutto incentrato sulla narrazione di un crimine, sulla decifrazione degli indizi, una decifrazione che è logico-deduttiva e che porterà a punire il colpevole e a risolvere il caso. Il noir, invece, che non a caso abbonda oggigiorno, perché solitamente quando il mondo va in crisi ci si chiude nell'interiorità, si cercano spiegazioni morali, sanzioni anche morali e spiegazioni, insomma, che vanno e scavano nell'io, nei recessi dell'interiorità. Ecco, il noir è quindi il giallo morale, perché non si cerca tanto la risoluzione del caso. La maggior parte delle volte il colpevole resta impunito, ma è il giallo che è visto attraverso gli occhi del criminale. È il giallo in cui si indagano le ragioni che hanno portato il colpevole a macchiarsi di quella colpa, a commettere quel tipo di reato. E in questo senso noi abbiamo deciso, ancora una volta non a caso, perché qui è il progetto editoriale, di aprire e di chiudere la raccolta con un noir. Due noir diametralmente opposti, perché il noir che apre la raccolta è un noir struggente, un noir che denuncia il fanatismo religioso, che lega la vita di due fratelli nella vita e nella morte e denuncia la follia poi degli atti terroristici. Il noir che chiude, e qui, come dice giustamente Michele, non a caso scritto da una ragazza, da Daria Celentani, per quanto amaro, per quanto profondo, lascia un barlume di speranza. Ed è per questo che l'abbiamo collocato alla fine. Ma andiamo con ordine. Ci sono altri racconti che abbiamo raccolto in questa antologia. C'è il thriller, che abbiamo visto prima, è un giallo propriamente detto, perché è un giallo da brivido, perché è il giallo in cui è la suspense a farla da padrone, è il giallo in cui bisogna avere paura, in cui il lettore deve avere anche terrore attraverso la descrizione di immagini cruente, crude, e così accade per La stanza di Francesca Fighera, che noi abbiamo scelto e che sfocia anche nell'horror, perché in un buio quasi spettrale vediamo dei fantasmi addentare le loro vittime e ucciderle a morsi. C'è la spy story, una spy story molto particolare che io vi inviterei a leggere per chi non l'avesse letta, perché è Il furto del dentino di Adriana Antonacci, è un giallo da spionaggio infantile. È un bambino di 7 anni che indaga nella sua famiglia, tra chi dei suoi fratelli abbia rubato il dentino e con esso quindi il desiderio della sua fatina. Ma ed è qui l'arguzia letteraria, sotto la falsa veste poi di quello che è un giallo da spionaggio molto leggero, in realtà si vuole denunciare
quelle che sono le follie aberranti di esperimenti neonazisti su presunte razze ariane. C'è poi il racconto di Michele di Simone Bocci, Destinata a morire, che invece è stato scelto perché è una via di mezzo tra una spy story e un poliziesco, quindi giallo da spionaggio e il giallo tutto incentrato sulla descrizione del crimine e sulla risoluzione del caso. In questo caso una donna che inspiegabilmente morirà nel passato, morirà nel presente e morirà di nuovo nel futuro. Ecco, come vedete, i racconti che sono stati scelti, frutto ancora una volta di un progetto editoriale, sono stati scelti e sono stati collocati nel testo alternando un poliziesco ad un noir, ad una spy story, in modo tale che il lettore non si stanchi, ma possa trovare in ogni racconto in qualche modo una sorta di genere letterario differente, quantomeno una sfumatura differente. Sono stati collocati alla fine, in chiusura, i due racconti dei due ragazzi che hanno vinto per la categoria Young, per i giovani, entrambi della scuola media statale di Napoli, Fiorelli, Doppia vita di Carlo Casucci e Sider, Segreti della capitale di Daria Celentani. Doppia vita di Carlo Casucci è un poliziesco, quindi è un giallo deduttivo, in cui chiaramente conduce le indagini un funzionario della polizia, un anziano commissario, ma quello che è non solo divertente, ma a mio avviso molto intelligente, molto arguto da parte del giovane scrittore, è il capovolgimento dei ruoli, perché non è il vecchio commissario, come ci si potrebbe aspettare, che conduce le indagini, ma il ragazzo, è il giovane Enea di 11 anni, molto perspicace, che aiuterà il nonno e riuscirà a risolvere il caso. Unito anche da questo affetto, ed è anche qui una nota bella dell'autore, di questo affetto, di questa unione profonda che lega il rapporto del nonno al nipote. E poi abbiamo detto il noir che apre, il noir che chiude, il noir di Daria Celentani, Sider, i segreti della capitale, un noir nostalgico e futurista, ambientato in un mondo lontano, in un futuro che è super tecnologico, ma è un mondo in cui la Terra è stata devastata dalle guerre e più di ogni altra cosa è stata devastata l'interiorità delle persone. È un mondo che non lascia più spazio all'emotività e alla spiritualità, ma in cui purtroppo troneggiano soltanto la superficialità e l'ipocrisia. È un mondo in cui il modello non è più l'essere, ma è l'apparire. E non a caso l'autrice sceglie come modello di apparenza far truccare come una moda tutti i suoi personaggi, i protagonisti in qualche modo della vicenda, con una sorta di maschere, cioè si truccano con i cosmetici che noi utilizziamo tutti i giorni, ma creando delle vere e proprie maschere ad emblema della loro falsità o della loro quantomeno doppiezza. Ecco, questo è Atanor, questo è stato il nostro progetto editoriale che spero che vi abbiamo dato insomma un'idea. I progetti editoriali si elaborano insomma a monte, si concretizzano poi in un oggetto fisico che è un libro, ma devono essere organici, devono rispondere a delle logiche letterarie, a delle esigenze economiche e devono anche accontentare gli autori per creare poi quello che è un prodotto editoriale ben fatto, organico e rispondente ad una razza ben precisa. Hai scritto questo racconto con che spirito? Allora, soprattutto io già scrivevo un pochino alle elementari, anche spinta dalle mie maestre, però non avevo mai finito, in effetti, non avevo mai finito niente, non avevo mai scritto una storia completa, questo mi scoraggiava un pochino. Invece questo è stato il primo racconto che veramente mi ci sono impegnata, ho terminato, sono stata 8 ore a scrivere, veramente con impegno e mi sono meravigliata di me stessa. Diciamo che la storia è un pochino un mix anche di esperienze personali, il protagonista è maschio però
mi piaceva di più così, perché, non lo so, mi piaceva un pochino cambiare. E, diciamo che l'ambientazione, la Val d'Aosta è un posto dove ha vissuto mio padre per un periodo, quindi una valle un pochino sperduta, l'ambientazione, insomma, ho scelto un posto che conosco, non a caso. E, la storia, in realtà ho scoperto che ho avuto un'idea un pochino strana, perché l'idea della squadra di calcio, ora non voglio anticipare, la squadra di calcio che approfitta dei mondiali per scappare al proprio paese è una storia vera, però io non lo sapevo quando l'ho scritto, in effetti. E, non so. Quindi un'idea che ricopiava una realtà che tu non conoscevi. Io non conoscevo. Carlo, dici tu che cosa... Prima di tutto voglio dire che il racconto in realtà mi rappresenta. Come all'inizio abbiamo visto che c'era il coro della Fiorella, un coro. Quello l'ho pensato. E le professoresse si collegano, la professoressa Guida che è la più presente. Quindi parlate della tua professoressa. Ma poi mi piaceva anche la cosa che non era più il commissario oppure il privato a indagare sul caso, ma era il ragazzo che, perspicace e arguto lettore di Diaboli, comincia a incuriosirsi del caso, che, visto che a cui era molto legato, perché il morto era un parroco, Don Lorenzo, a cui il ragazzo era molto legato, con cui ha avuto discussioni importanti sul lavoro, sulla vita, anche sulla vita di tutti i giorni, quindi. E allora, dopo questo... E allora, dopo questa apparizione, voglio dire anche che il racconto in sé dipende anche dalla doppia vita di una persona, che in realtà sarebbero due persone, due fratelli gemelli, quindi mio padre e mio zio. Si è ispirato alla realtà. Però non è troppo. Non dire troppo. Saltiamo direttamente al dunque. No, al dunque è dunque è il caso. No, invece devi dire semplicemente il finale. Qual è il finale? Il finale però non chiedo. Qual è il finale? Cioè quelle tutte le parole del libro, del tuo racconto. Elena rivendica poi anche che contro le persone oneste e le persone buone che fanno del bene non devono essere toccate. Ma come abbiamo visto in molti casi, pure la criminalità non tocca le persone oneste e buone alcune volte. Ho letto un libro che si chiama Perché mi chiamo Giovanni, che è stato scritto da un autore, ma non mi ricordo, comunque dedicato a Giovanni Falcone, il magistrato di Palermo, in cui esso diceva che il codice rigoglioso della mafia, che non poteva toccare né i bambini né le vedove, negli anni 80. Negli anni 80, adesso purtroppo questo non c'è più. Adesso questa cosa non c'è più. Però il tuo finale è appunto questo, cioè, ti ricordi proprio le parole del tuo finale? Sì, sì. Quali sono le parole? No, me ne ricordo. Adesso... No, perché ritorna al tema di cui parlava prima la nostra gente. Io chiamavo editoriale, ma più correttamente. Ma le parole finali. Non allora, questo succede alle persone che fanno del male alle persone oneste e buone, come era Don Lorenzo. Esatto, cioè tu sostanzialmente hai un finale morale, come esattamente raccontava. Con i racconti moralistici che stiamo studiando con la nostra professoressa di francese. Ah, di francese. Di francese. Di piaggeria. Se no sembra una cosa eccessiva. No, io però volevo. Anzi, noi abbiamo letto anche un racconto tutt'altro che moralistico. Il marchese. Com'era? Il marchese di Umbria. Il marchese di Umbria, ma che era, non l'avete ancora indovinato. Ah, perché tu già sei tutto, che loro sono anche io. Già detto. Ringraziamo anche Laura che ha accompagnato la mia, tu fai l'agente editoriale, non l'agente letterario, non l'agente editoriale. Io ti ho invece di pagare l'etichetta di agente editoriale. Invece l'etichetta è giusta, quella di agente letterario. Questa è una cosa molto importante, perché quelli vogliono pubblicare, loro dire ragazzi, ma dico anche per chi era qui in sala a passioni letterarie.
È molto importante avere una persona che ti rappresenta nel rapporto con le case editrici, che molto spesso invece la casa editrice ha un rapporto diretto con alcuni autori, soprattutto i piccoli autori, invece questo crea tutta una serie di difficoltà, difficoltà reciproche, no? Sì, sì, noi abbiamo bisogno di agenti intermediari. Ma l'agente letterario che fa di preciso? Tu prima ci hai dato un cenno. L'agente letterario individua anche la casa editrice che può avere un interesse a quel genere di prodotto? Certamente, perché quando noi cerchiamo, allora, facendo un esempio proprio concreto, se lei è un autore che si rivolge a noi, dopo che abbiamo confezionato il manoscritto, quindi detto alla buona l'abbiamo editato. Ma voi intervenite anche dando dei consigli sul contenuto del manoscritto? Certo. Sono due, allora, gli interventi che si fanno sul testo sono di una duplice natura, sono quelli che si chiamano volgarmente di correzione di bozze e sono quelli correzione del refuso, il quale è con l'apostrofo, quindi è un refuso punto. Poi ci sono quelli invece che vanno nella sostanza, quelli devono essere dei suggerimenti, perché il lavoro fatto bene di un agente o di un editor non deve mai snaturare certamente, devono essere, loro l'hanno visto, dei suggerimenti, quindi noi consigliamo in determinati punti magari di sviscerare meglio la trama, di approfondire meglio un personaggio, di descrivere meglio un luogo, un'ambientazione. Questi sono i suggerimenti, di creare meglio magari un senso, ecco, un'armonia, sì, anche nella struttura, perché spesso la struttura non è simmetrica, non è armonica, quindi si perdono dei passaggi. Quindi volevo dire, questa è una cosa importante, molto spesso i libri che vengono editati sono il frutto anche di un lavoro degli agenti letterari. Soprattutto. Direi soprattutto, però questa è una cosa che sfugge il più. Ma è molti pensano lavoro... molti pensano esattamente come uscito dalla penna dello scrittore così viene editato il lavoro. No. Non è così. Non è così, devo dire, per la verità... Ci sono anche casi molto famosi. Sì, ma soprattutto nelle grandi case editrici succede forse il contrario, più che il contrario, insomma gli interventi sono molto massicci, perché tanto più io sono una fautrice degli editori medi e medio piccoli, perché quando si vuole pubblicare, si vuole crescere, è un po' come quando si fa la gavetta. Se si inizia in aziende che non sono grosse aziende, si cresce di più. Se si va direttamente in una grossa azienda non si ha spazio e non si riesce poi a migliorare. Allora, le grosse case editrici per pubblicare, ma questo anche con grandi nomi, avranno fatto lo stesso lavoro anche con Camilleri di turno, no? Si effettuano degli interventi molto corposi sul testo per plasmarlo in base a quelle che sono le linee editoriali, perché poi la seconda parte del nostro lavoro, finito quello filologico sul testo, è un lavoro di rappresentanza editoriale, si chiama. Cioè noi dobbiamo selezionare quelli che sono gli editori in linea editoriale. In linea editoriale significa in linea con il catalogo. Quindi se sono racconti gialli, io non vado a proporre ad un editore che pubblica solo biografie o, non so, diari di guerra, perché lo scarterebbe ab initio il manoscritto. Quindi selezioniamo gli editori e poi presentiamo l'opera. Quindi redigiamo una scheda, facciamo una lettera per editori. E tutto questo lavoro che dura mesi, perché una rappresentanza dura dai 6 ai 9 mesi, porta poi alla pubblicazione. Si fa una sintesi delle risposte contrattuali pervenute, quindi ogni editore manda su un testo, sullo stesso testo, diverse proposte di contratto. Sì. Noi le riassumiamo per l'autore, quindi l'autore riceverà in un unico file schematizzate quelle che sono tutte le proposte contrattuali. Con chiaramente, perché noi siamo dei consulenti, quello che a nostro avviso, in base alle garanzie, in base ai servizi offerti, in base alla distribuzione, quella che secondo noi è l'offerta migliore. Fermo restando che l'autore è sempre sovrano, quindi l'autore deciderà sempre lui, liberamente, ha sempre l'ultima parola, come sul testo, così sulla scelta dell'editore. E poi lo seguiamo anche fino al visto si stampi, se lui vuole anche con la promozione. Il lavoro dell'agente è un lavoro continuo, forse si conosce di più un agente di un attore, ma il meccanismo è simile, è sempre lo stesso. Grazie Giulia. No, io volevo sapere, secondo voi ci sono dei giovani autori, se non per parlare dei nostri due giovani che sono qui, ma dei giovani autori che possono aspirare ad una promozione attraverso delle agenzie letterarie? Cioè, vi è oggi in Italia la capacità dei giovani di realizzare dei prodotti letterariamente significativi, dal vostro punto di vista? Cioè, volete lavorare adesso su questo progettino qua, è un progetto fresco, molto carino, ma poi c'è dietro
I 10 piccoli indiani perché secondo te hanno dato questo... parti 10 di ciclo, perché secondo te indiani? Perché è un bellissimo libro. 10 piccoli indiani? Sì, l'ho letto anche io. Anche a te ti è piaciuto 10 piccoli indiani? L'ho letto poco, poco tempo fa, è molto bello. Benissimo. Oltre ad essere il giallo più conosciuto e anche venduto al mondo, è il terzo libro in assoluto, è anche un bellissimo libro. Scritto da una grandissima attrice. È stato rappresentato in teatro un sacco di volte. Guarda su Lizzie. E invece oggi ci sono questi ragazzi. Oggi la scuola, ai tempi nostri, ho letto adesso il Rosy Gialli, presento venerdì prossimo, questo l'avete gli amici della fondazione. Presentiamo l'ultimo di Maurizio Giovanni, che è uno che in Campania vende molto, che lavora molto. In Campania. No, in Campania prevalentemente, lui vende prevalentemente in Campania. Non è un autore di livello nazionale, nel senso che con le vendite che fa in Campania sarebbe il primo in Italia. In realtà per quello che vende in Campania vende tantissimo, fuori dalla Campania, e soprattutto al sud vende molto, ma fuori dal sud non vende moltissimo. Se fa contento il mio amico Leo Borbonico, so perché vende molto più al sud. Però. Questi autori tipo appunto Maurizio in realtà poi finiscono per fare delle operazioni che sono delle operazioni anche di noir, delle operazioni un po' particolari, e Maurizio è un autore che è arrivato tardissimo alla scrittura, è arrivato 7-8 anni fa, in tarda età, 50 anni è arrivato a pubblicare e realizzare un risultato di grande valore, però ogni volta che leggo questi libri mi rendo conto che poi ne parla lui nel libro, perciò lo dico, che per esempio a scuola si dice, si faceva i tegni a scuola. Adesso fanno i saggi brevi, scusa Laura che intervengo su un argomento di vostra competenza, però saggi brevi relativamente, dice Davide, saggi brevi relativamente, quindi è come se fosse un esercizio alla scrittura molto più limitato per i ragazzi, io lo dico anche, non lo so, ci sta. Beh, però fanno anche le analisi del testo. L'analisi del testo è un lavoro critico che si fa sul testo. Io ero una fautrice dell'analisi del testo. Questo secondo te comunque compensa questo? Sì, secondo me. Ci sono dei giovani oggi che hanno delle potenzialità così forti dal punto di vista letterario, voi l'avete incontrato tu nel tuo lavoro, Michele nel suo, dei ragazzi che hanno queste potenzialità di coltivare l'attitudine alla scrittura, che secondo me l'attitudine è bellissima, che andrebbe molto incoraggiata, ma ci stanno queste potenzialità, sì, io... a parte Carlo e Dario ovviamente. Io credo, no, io vorrei parlare anche dei presenti per un semplice motivo, perché io sono rimasta molto colpita dal loro modo di scrivere, e aggiungo anche una postilla che diciamo viene il dubbio certe volte che ci sia la mano di qualcun altro dietro, perché scrivono molto bene. Allora, a volte si pensa che la scrittura sia legata all'età. Se invece ci sono ragazzi come della loro età, o anche più grandi, giovani, o di 25 anni, a seconda di quello che è, quello che fa la differenza, per mia modesta esperienza, nella scrittura è aver letto. Essere per la verità onnivori, questo mi fu ribadito al master per insegnamento professionale, perché purtroppo da lettrice leggo solo quello che mi piace. Professionalmente bisogna saper leggere tutto, e tanto più si legge un libro che non piace, tanto più si amplifica la propria sensibilità e la propria capacità di discernere. Questo è molto importante, ragazzi, questo è molto importante. E io credo che abbiamo sentito. Sì, è vero. C'è familiare. È familiare. Non in famiglia c'è familiare. Però è vero, e io penso questo perché ci sono di tutti i manoscritti che avrò letto, ne leggo tanti perché ne arrivano tanti in redazione, quindi parliamo di centinaia di manoscritti all'anno. La differenza non è nell'età, è nella preparazione che c'è dietro. Avevo una compagna di classe che leggeva tantissimo, era bravissima anche nello scrivere, quindi, perché la buona scrittura non è una banalità, ma è così, viene dalla tanta lettura, è da lì che viene. Ovviamente non una lettura passiva, una lettura che deve essere anche attiva, quindi bisogna essere attenti se leggo tutto il libro e non mi scatta nessun ragionamento, non rifletto. Ecco, noi abbiamo parlato del noir, della sfumatura morale. Se io leggo ma non colgo la sfumatura morale, sono come un asino che va avanti senza girarsi lateralmente.
Benissimo, grazie. Non so se c'è qualcuno vuole fare l'agente letterario, che c'è qualche libro nel cassetto che sono scritto anche Giulia, io so di Giulia che c'è una fama straordinaria, ma il nostro amico che voi conoscete tutti. No, me l'ha detto per Antonio Dopo. Posso chiedere una cosa? Che, di cui mi fido ciecamente, sì. Approfittando del fatto che avete il cosiddetto fiuto orecchio a terra, non sulle cose. Gli ultimi dati FIED, se non sbaglio, danno una pubblicazione media annuale in Italia di 60.000 titoli. Sì. Va bene. Con la definizione di un lettore normale di un libro l'anno. Nel libro all'anno vanno anche i libri di Benedetta Parodi, che servono per non far... per non far togliare il tavolo. Il lettore forte è chiaramente di sesso femminile, legge un libro al mese, compreso Benedetta Parodi. E queste cose. Il dato sorprendente che ho visto, che mi ha molto sconvolto, è questo, è che il mercato più più incrementale, che si incrementa, è quello rivolto alla rivalità, cioè quelli che acquistano più libri sono appunto i ragazzi. Non so se voi l'avete già detto prima, e la cosa che sorprende, vale a dire, in questo scenario di terribile che c'è, vale a dire iperproduzione di testi che non si legge nessuno, lettori, leggevo questo dato, anzi terroristico, che tutta l'Italia meridionale compra come le librerie della sola città di Milano. Dire con Palermo, Reggio Calabria, Napoli e Bari, cioè non arrivano librerie di questi vado a vendere quando vendono a Milano. Nell'internet, non solo milanese, non solo Milano, sono tutta la città di Milano. Quindi in questo dato sconfortante, l'unico dato che è stato sorprendente è questo, che i ragazzi leggono, c'è molta letteratura per l'infanzia con una qualità esagerata che purtroppo e te non... frequentiamo, ma dovrebbe essere frequentata con condizioni di causa, e che loro sono dei lettori che si perdono poi per la strada a questo punto. Domanda, in questo scenario per me, per noi che lavoriamo con la sensibilizzazione contro l'analfabetismo di ritorno, la sensibilizzazione a frequentare il testo, questa evangelizzazione che ormai stiamo facendo da anni e anni, e però vi dico che la stiamo facendo con grande scoraggiamento ultimamente, perché non c'è nessuno che legge a un polso. Voi avete una lettura un po' più positiva, cioè nel senso, la qualità dei testi che vi arrivano è, come diceva Grazia Cherchi, poltiglia da lasciare dopo quattro pagine la lasciava nel bagno, oppure ci date un po' di fiducia, cioè, c'è ancora qualcuno che legge e scrive? I ragazzi amano di più leggere, e di conseguenza, perché anche la lettura, come la scrittura, è faticoso e ci vuole tempo. I ragazzi hanno più fatica. La media è 2 ore per un romanzo e 3 ore e mezza per un saggio, che è diluito tra le qualità, tra le cose che noi abbiamo, cura della persona, vale a dire che voi dovete conquistare il tempo per la lettura. La lettura è come una medicina, cioè uno non è che ha tempo da perdere, come arrivava la notte, si accendeva la luce e si leggeva. No, è come andare in palestra, bisogna concentrarsi. Però quando si torna a casa, solitamente si accende la TV e si vede il quello là. Si potrebbe anche accendere il lumino e leggere. Io per esempio avrei una domanda da fare, visto per esempio il successo di Atanor, perché queste case editrici non si mettono di buzzo buono e ogni anno sarà 10 piccoli indiani, un anno, un altro anno il racconto per esempio romantico, dico per dire una sciocchezza, ma non si spinge sull'acceleratore della scrittura, perché come insegnante io vedo per esempio che un modo, dice Pennac, noi non possiamo costringere i ragazzi, nessuno, a leggere. Però è altrettanto vero che è un circolo vizioso. Se noi non costringiamo nessuno a leggere, nessuno mai forma la mente alla lettura. Allora, perlomeno...
Campi di concentramento dove Ma io come insegnante sono molto odiata, è vero? Io sono adesso lo potete dire, siete consigli di classe, quindi non potete fare a meno. Quindi sono molto odiata perché costringo a leggere e a leggere anche è un escalation. Prima un libro, poi due libri, poi tre e via via. Allora io dico, spingiamo invece sull'acceleratore non solo della letteratura ma anche della creatività, perché i ragazzi se si sentono in grado di essere loro stessi, non autori ma attori del libro che poi si andrà a leggere, si sentiranno spinti ancora di più a fruire il testo altrui. Allora, in domanda, gente letterario, all'editore, a tutti coloro i quali fanno parte di, hanno circoli che possano promuovere queste iniziative, diamoci tutti quanti una mano e promuoviamo questo modo diverso di conoscere il bello, perché come dicevamo ieri alla recita, noi siamo nati per essere felici, per amare il bello, per essere creativi, e allora l'unico modo è quello che voi possiate creare continuamente, dare spazio. E allora i circoli, secondo me, promuovere quante più riunioni possibili in cui si cerchi per esempio un film, un libro, lo si commenti, cioè facciamo le cose come si facevano quando noi eravamo giovani, la mia generazione, la vostra era giovane. Quella fase di dibattito del confronto che oggi è molto complicata. Ma quando eravamo giovani noi c'erano i cosiddetti tabù positivi, cioè tu non conoscevi la piccola biblioteca in aula, ma dopo noi che cazzo non hai il conto alle Einaudi aperte, che conto? Infatti, tu non hai proprio diritto di alzare il dito, non c'è nessuno, c'erano i tabù positivi, adesso è tutto quanto il contrario, non è status. No. Quindi io se io farei la domanda a sti due bambini ad arrivare alle cose ci arrivano addosso, noi siamo abituati a questo. Esatto. Cioè loro capiscono che forse è status avere un libro fuori, quindi non se lo pongono mai il problema che è il curatore che ce lo scrive, anzi non se lo pongono proprio. Quindi però è interessante, secondo me il sistema è tarato, non ci sono margini per migliorare, però è molto interessante le dinamiche di loro due, per esempio sapere qual è il criterio che tu hai per scegliere un libro. Qual è il criterio? Ma di lettura? Un libro di lettura. Tu come fai a scegliere un libro? Beh, io i classici li prendo sempre. Ma perché hai un'emulazione feticistica per tuo padre? Sì, sì, anche. Io infine. Sei stato ammazzato nella culla. E quello che penso di leggo, se è bello, è bello, quanto meglio. Se è brutto, ce l'ho sulle bagno. No, no, è posso fare una domanda? Una curiosità mia di carattere tecnico. Nel momento in cui arriva un libro alla casa editrice, perché immagino che non tutti passino attraverso di lei, no? Quindi come si fa a selezionare? Cioè l'editore, cioè chi è che decide a questo punto? Perché io vedo in libreria anche molta spazzatura, voglio dire, no? Quindi a questo punto, poiché non c'è questo passaggio, che qui a quanto ho capito non è non è propedeutico, insomma. Ma è meglio, però è meglio fare questo passaggio. Sì, certo. Questo Grazie. Figura interna alla casa editrice che seleziona. Che fa quello che farebbe lei praticamente, l'agente letterario. L'agente letterario fa in maniera molto più articolata. Comunica anche una possibile via commerciale, concordata con l'editore ovviamente. Perché la casa editrice comunque è inondata di manoscritti, immagino che il 98% sono da buttare via, perché come dicevo prima, essendo faticoso scrivere, la gente pensa di saper scrivere, sì. Butta giù due righe e dice ho scritto
Prima opera d'arte. Sentono 8 anni per questo di letterari, cioè, tutti i mercoledì del sabato. Questo vede in libreria, diciodia di titoli che a volte non Però, quindi qual è il criterio che fa scegliere quale libro è pubblicato, viene pubblicato o meno, visto che appunto ci sono tanti libri che... Dei gialli deve essere il colpo di scena, che poi viene aggiustato, eventualmente non è scritto benissimo, qualcosa che normalmente non si legge, per cui le piccole case editrici rispetto alle grandi curano un po' più dettagli, e per questo insomma bisognerebbe... È una domanda a lei, cioè l'agente letterario, ho capito che mandando un libro alla casa editrice il 90% viene cestinato, l'80%, ma mandandolo invece all'agente letterario, mi cestinato automaticamente, rimangono cestinati. Sonia, non dire che l'ho cestinato automaticamente, mi cestinato e stato fatto un esame. Certamente, ovvio, voglio sperare. Questo sì, questa è una cosa. Mi scende a sinistra, però dico anche loro, e con quale invece percentuale scartano i suoi, quelli che vengono letti dall'agente letterario, perché sono già stati selezionati, loro devono selezionare, il motivo per cui bisognerebbe avvalersi di un agente, esattamente questo, perché l'agente fa lo screening. Sì, l'editore ha la garanzia che il testo che gli viene proposto è valido. No, ho capito questo, che attraverso... No, dico, nel momento in cui vengono spediti all'agente letterario, l'agente letterario quanti ne scarta normalmente? Abbastanza. Più o meno sarà la stessa percentuale, perché il discorso è questo. Che vantaggio può avere un agente letterario di proporre un testo scadente ad una casa editrice? Se io perdo il marchio, perdo la credibilità agli occhi di quella casa editrice, non mi fa pubblicare, mi può fare una volta la cortesia, ma avendogliela chiesta, magari c'è un tipo di rapporto particolare, un progetto particolare dietro, innovativo, allora può fare uno sforzo in più e pubblicare un libro che non avrebbe pubblicato altrimenti. Però non posso pubblicare un libro, come abbiamo detto prima, quelli indecenti che si trovano in libreria e che abbondano e che rovinano il mercato, perché sono quelli che rovinano il mercato. Ci è capitato spesso di confrontarci e trovare lo stesso autore che ha mandato lei a me la stessa cosa. Beh, allora, prima di chiudere, ma la domanda è entrambi, abbiamo questa domanda qui, ma il mercato, quindi il mercato è... inflazionato da questi prodotti scadenti, diciamo così. Ma il mercato, questi prodotti scadenti poi non lo condizionano il mercato in qualche modo, alla fine, cioè, noi abbiamo visto dei premi letterari che erano indecenti, se non voglio fare nomina, ci sono dei premi letterari che sono vergognosi. Allora dico, poi alla fine il tuo ragionamento ha un senso, però tu devi anche proporre, cioè se ti uscisse oggi, io prendo in giro suo marito, ha scritto un libro, infatti poi ti contatterà come agente lettera, che io dico una sorta di un'aspirazione al James Joyce dei tempi moderni. Però devo dire che oggi se James Joyce mandasse, è già successo ovviamente, questo è già successo a moltissimi scrittori di fama, no? Che hanno mandato i propri manoscritti e hanno detto no, questo manoscritto non serve per niente, però è stato riscoperto 50 anni dopo. Il mercato, appunto, avendo una condizione, un gravame di attualità, in qualche modo è condizionato dal contesto in cui si muove. Quindi cioè, mi rendo conto che quello che tu dici, la tua capacità, che sei una persona si vede di grande valore, la tua capacità di selezionare, però tu devi anche selezionare verso un mercato che è scaduto nella sua interezza, quindi poi ti trovate anche a fare i conti con un contesto un po' mortificato, no? Su questo. Secondo me sì. Sì, però il mercato è orientato per un certo motivo, per determinati meccanismi perversi che non dovrebbero orientare il mercato e che condizionano, perché un editore, un autore che vuole pubblicare a tutti i costi, se vuole pubblica. E questo rovina il mercato. Questo è ragione, cioè, questo diventa questo quello che rovina il mercato, perché io non posso impedire che l'autore scadente pubblichi. No, questo potere. E quindi lui pubblica autofinanzia. Sì, investe, pubblica e quindi alla fine rovina il mercato. E questo è il motivo per cui ci sono milioni di libri in libreria e perché prendono solo polvere, perché alla fine servono soltanto per gonfiare lo scrittore e il suo ego. Va bene, mi sembra che leggo con lei Giulia, cioè quella di fare del 2015 con buona pace del mio amico che sta distratto, sta parlando con Mena, quindi non se ne accorge, sto parlando di lui,
di fare del mio amico Gianfranco un lettore accanito, no, facciamo del 2015, facciamo del 2015 di poesie. No, no, un lettore di poesie, perché noi abbiamo fatto qui anche dei pomeriggi in cui non c'era nessun autore che invitavamo, c'erano saggi che presentavamo, c'erano dibattiti, no, io prendevo un libro che mi piaceva particolarmente, questo Gianfranco protestava sempre, e lo leggevo, cioè leggevo dei brani di quel romanzo, il romanzo che amavo, o saggi che amavo particolarmente come Camillo, eccetera. Allora, questa cosa non a tutti piace, in qualche modo Gianfranco che protestava. Ho delle poesie. No, anche dei romanzi. Anche su quelli hai protestato. Quindi fare del 2015 è un anno della lettura. Facciamo un'iniziativa insieme con la Fondazione, con te e con Michele, per fare delle letture orientate che realizziamo qui da noi in Fondazione. Tanto ormai la strada la sapete. Non vi vediamo più sotto le feste, quindi non trovate più il traffico che avete trovato, quindi ci sono tutta una serie di condizioni. Anche noi, un libro bellissimo per i ragazzi che parla dei giganti. Secondo, La fattoria degli animali. Pure noi! Ma te ne arrivano dei libri più belli. Ho capito, però dopo il GGG c'è un... Una vittoria. È divertente. Leggerissimo ormai. E io... Allora, quindi adesso vedete, quest'estate un libro, che ce l'avete portato dai di lettura? Il resto di niente, che è un libro splendido. Ed è anche un libro impegnativo, adesso di però altri libri più piccoli, che era quello di Gogol, che si chiamava Il Cappotto. Che è un racconto. E poi... Preferirei di no. Noi nel nostro corso di diritto e letteratura il primo libro consigliato è Bartleby lo scrittore. Sì, ma che sono libri cortissimi, ma approfondiscono il significato che è molto nascosto. Quando io feci i riassunti con papà, non capivo il significato di questo. Cosa devi fare? Alla fine l'ho capito, che è il significato di parte per scrivere che l'umano schiacciato dalla civiltà, che lo opprime, lui però resta dov'è e non si muove. È in una condizione di potenza assoluta. La condizione della modernità è quella. Tu senti tutto intorno a te che è molto più grande e non hai più la forza e la voglia di reagire. Questa è la realtà. Ma pure con questo è molto simile a qualche filosofia. Sì, però sono due tematiche di teoria, tra l'altro anche stili letterari. No, ma poi sono belli, anche due libri molto piacevoli da leggere. Sono stati leggeri, bellissimi, sì, leggeri ma profondi. Due grandissimi scrittori, due grandissimi leggeri ma profondi. Leggeri ma profondi è uno scrittore. Stai scrivendo dell'altro. Ma tu stai scrivendo dell'altro? Non lo so, Carlo si chiude in camera, c'è un diario suo, quindi non sappiamo niente. Allora, noi ci fermiamo. Ma lui qui. È il professore Don Enrico. È Don Enrico, il maestro delle elementari. Mira, perfetto, con l'occhialino. Ieri, avete fatto la vecchia. Vabbè, allora quindi credo che possiamo... Don Enrico, grazie. Tu io ero Anna Magnani. A te la assomiglio. Bene, allora noi ci diamo gli auguri, ringraziamo Giulia, ringraziamo Michele, vogliamo sentire la femminista, Laura è la femminista, sì, la femminista. Una poesia di Natale. Piano. Signori, un attimo, voi ritrovate i 3 toni del Natale di quest'anno, cioè che sono il vino nuovo, il calendario nuovo che ha fatto Felice Simeone, che se n'è andato, che lo ringraziamo, non è quello. Sta là, Felice Simeone, che ringraziamo, anzi se viene un attimo fai, facciamo anche un applauso. Felice. Felice. Non ci sta Italo Caffè che ce l'ha prodotto e trovate anche il libro Atano che poi ci sta Evolax, la verità
lo pronunciano diversamente, ma io dicevo le sue cose, quindi diciamo non metteva l'acqua, metteva senza H, non si metteva l'acqua, comunque questo ci porterebbe un'altra direzione linguistica che non è qui il momento giusto per farlo. Vi invito a prendere le cose, se sono finite noi abbiamo comunque le riserve, noi salvo del libro, ma per il libro che ce la facciamo, ce l'abbiamo qualche. Abbiamo una trentina di copie, quindi ce la facciamo una trentina di copie, a prenderlo, poi a scrivere a Michele e a Giulio per esprimere il vostro giudizio sulla loro opera, molto innovativa e molto meritoria. Buon Natale a tutti.